Ci fai vedere la tua ultima targa, ennesimo festeggiamento di un record ormai alle spalle. Sì, oggi è stato comunque emozionante perché comunque c'è la gente è molto calorosa, c'è sempre stato un rapporto importante e insomma è un grande onore oggi festeggiare il record di presenze. Tra l'altro con Giovanni Loseto, che comunque rimane sempre un grandissimo della storia, perché non è un numero in più o in meno che cambierà quello che ha fatto per il Bari. La novità di oggi era questa partita alle 12:30, una novità assoluta per voi, come la giudichi? No, vabbè, il caldo ci ha un po' condizionato perché era molto caldo, molto umido, però sinceramente non ho sentito diciamo, molta differenza, perché comunque ci siamo abituati, abbiamo fatto questa settimana in funzione di questo orario. E se la giornata era un po' più fresca, magari era un po' più facile per tutti. La squadra ha interpretato la partita in modo perfetto, cioè non abbiamo mai rischiato. Il Cagliari si chiudeva sempre, erano sempre tutti dietro la palla. Abbiamo avuto un paio di occasioni perché oggi si decideva su un episodio, non siamo riusciti a buttarla dentro, però la squadra è stata perfetta. Tutta la tua famiglia ha assistito alla partita? Sì, perché comunque è una giornata importante. Oggi comunque non è come le altre e loro ci tenevano a stare qua e a vedere i festeggiamenti. Che cosa hai raccontato loro di Bari? Ma loro sanno tanto perché comunque ogni anno vengono e loro sono contenti che mi trovo molto bene. Quando vengono loro si trovano bene. Pulzetti ed Alessandro, oggi due note positive. Sì, ma noi abbiamo una buona rosa, cioè i giocatori sono tutti preparati. Quando devono giocare tutti sanno quello che devono fare. E questa è la dimostrazione di oggi, sono entrati o chi ha giocato dall'inizio è stato bravo. Adesso andiamo all'Inter, giochiamo contro i campioni d'Europa in carica, grandi stimoli, però noi proveremo a fare le nostre giocate e a tirare il massimo. Sono tutti forti, cioè, come l'ho detto, campioni d'Europa in carica, non c'è da dire niente, c'è da stare con le antenne ben dritte, basta. Prego. Davide, questo...